Allora, ancora per questa settimana io proporrei di mantenere tre turni in laboratorio, visto che la settimana scorsa è andata bene, perché se riuscite a mantenere comunque una buona occupazione del laboratorio, nel nostro tempo non c'è sovraffollamento. Poi vedremo per la settimana prossima probabilmente come verrà scegliere su due turni, così avrete anche un pochino più di tempo per svolgere gli esercizi. Come già annunciato, io vado a rotazione, quindi i turni sono ruotati, no, rispetto a quelli della volta precedente, in modo da disagiare tutti nello stesso modo. Ok, questo ve lo manderò comunque come avviso nel pomeriggio quando torno, ma ci tenevo prima a farlo vedere in aula, perché poi le mail spesso vanno perse, invece se uno lo sa e se la va a leggere con più attenzione. Ho mantenuto la stessa divisione come cognomi perché non mi pare che siano stati particolari sbilanciamenti la volta scorsa. Ok, al di là di questo, oggi iniziamo, domani ovviamente il laboratorio sarà ancora sui diagrammi delle classi, ma noi ci portiamo avanti iniziando a parlare dell'argomento successivo, che è quello della modellazione di processo. La modellazione di processo fa parte degli aspetti funzionali della descrizione di un sistema informativo e è quella parte nella quale noi ci chiediamo quali sono le sequenze, i vincoli logico e temporali a cui devono sottostare le varie azioni che il sistema informativo compie. Quindi, mentre nel modello concettuale ci chiedevamo solamente quali sono le informazioni che vengono trattate e che caratteristiche hanno queste informazioni, da quali dati sono presentate, in che relazioni sono tra di loro, qui cambiamo punto di vista e passiamo al punto di vista operativo. Ok, su queste informazioni che cosa si può fare? Quali sono le azioni che si possono fare? Quali sono le azioni, le azioni sui dati? Alla fine sono modifiche, cancellazioni, inserimenti, spostamenti, aggiornamenti, sono sempre dati, non è che possiamo farci queste grandi cose. Ma in quale ordine? E in collaborazione con quali utenti? Cioè, se un sistema informativo alcune volte può modificare dei dati da solo, ma nella maggior parte dei casi il sistema informativo modifica dei dati a seguito dell'interazione con qualche utente. Però non vuol dire che quell'utente può fare ciò che vuole in qualunque momento con i dati, dipende dal contesto. Non vuol dire che ciascun utente possa fare qualsiasi cosa. Quindi queste sono le domande a cui cerchiamo di rispondere in questa fase, in questo tipo di modellazione di processo, in cui vogliamo descrivere il più possibile, il più precisamente possibile, come si svolge il processo o i processi che il sistema informativo dovrà gestire, processo o flusso di esecuzione. Quindi la nozione di processo dà sempre una nozione di sequenzialità, cose che accadono una dopo l'altra in un certo ordine ben preciso, con certi vincoli ben precisi. L'obiettivo che ci poniamo noi essenzialmente è quello di lavorare a livello di documentazione del processo, di descrizione. Cioè, cerchiamo di formalizzare come è fatto questo processo. E quindi, come già abbiamo fatto per i diagrammi delle classi, ci doteremo di un formalismo che è il più possibile preciso e il più possibile adatto, pensato specificatamente per questo scopo. Poi ovviamente quali sono le caratteristiche del processo che riusciamo a descrivere dipenderà dai costrutti del linguaggio, quindi dalla potenza della sintassi che utilizzeremo e li andremo ovviamente ad analizzare uno per uno. Voglio solo citare che alcune rappresentazioni, cioè in realtà formalismi per descrivere processi ce ne possono essere molti, ma in alcuni casi addirittura è possibile sfruttare, utilizzare lo stesso formalismo che ho fatto in fase di specifica e di descrizione addirittura per eseguire il processo stesso. Cioè, di fatto, la descrizione del processo, il
date in pasto ovviamente a opportuni tool, a opportuni software, lo fa eseguire, lo rende vivo in qualche modo, no? Lo rende eseguibile. Chiaramente questo richiede che il processo sia descritto secondo una notazione molto formale, molto più precisa di quanto noi non ci serva, non ci accontentiamo di utilizzare in fase di documentazione. Però è solo per dirci che con qualche sforzo in più, neanche troppo esagerato, il tipo di modello che stiamo facendo noi può già essere quasi un'implementazione non definitiva, non finita, manca tutta la parte di interfaccia, eccetera, ma perlomeno della parte di logica di business. Qui, quindi, si dividono tra le notazioni per la definizione di processo di tipo più formale, che sono anche eseguibili, però in fase di modellazione, come qualunque linguaggio di programmazione eseguibile, hai bisogno di dare una serie di dettagli, definizioni, variabili, valori, eccetera, oppure linguaggi semiformali, che sono quelli che utilizzeremo noi, che sono abbastanza formali per poterci permettere di avere una descrizione precisa, quindi la formalizzazione, la formalità del formalismo stesso ci permette di essere precisi, ma non abbastanza per poter essere automaticamente eseguibili. Quindi sono più semplici rispetto a scrivere del codice che sia eseguibile, però nella fase di analisi possono essere più utili, anche perché non ci obbligano a perdere tempo in dettagli che in questa fase qui non ci servono. E quindi ci sono stati proposti diversi tipi di formalismi. Noi quel che useremo sono i diagrammi delle attività UML, perché ovviamente abbiamo sposato questo standard UML, che di per sé potrebbe anche essere un linguaggio formale, anche se noi lo utilizzeremo in modalità solamente semi-formale. Lo stesso ASTA che usiamo ha la possibilità, nella versione completa, di generare del codice direttamente a partire dai diagrammi, chiaramente se sono arricchiti di tutte le informazioni. Allora, cominciamo a entrare in questi diagrammi delle attività. Allora, qui dove siamo? Tanto per metterci in testa il contesto in cui stiamo lavorando, nei tre livelli che abbiamo analizzato, il livello dei dati, il livello delle regole di business e il livello dell'interazione, front-end, dell'interfaccia utente, con i diagrammi delle classi eravamo chiaramente dentro il livello dei dati. Qua ci spostiamo a livello delle regole di business, in cui diciamo che cosa si può fare con questi dati, o che cosa il sistema informativo permette agli utenti di fare usando i dati. L'utente non avrà mai la possibilità di toccare, modificare, leggere direttamente un dato nel livello dei dati. Ogni accesso ai dati, ogni modifica dei dati deve essere mediata, deve essere regolata, verificata, eccetera, da qualche regola di business. Qualcuno che ha detto questa operazione si può fare, ma si può fare solamente dopo aver fatto quell'altra, purché questa condizione sia vera. Allora lo puoi fare, e se lo fai, lo devi fare in questo modo. Ok? Quindi i dati non sono mai direttamente manipolabili, sono sempre manipolabili solamente attraverso delle procedure, dei processi, delle attività, quali chiameremo perché UML le chiama attività. E quindi noi stiamo descrivendo quali sono i percorsi possibili che l'utente può fare per poter far evolvere il processo, ossia far evolvere i dati, lo stato del sistema. Qui questa frase la possiamo dire in due modi. Possiamo dire: descriviamo le azioni che l'utente può fare col sistema informativo, le regole, i vincoli di quando si possono fare, eccetera, oppure la stessa frase si può girare al contrario e la leggiamo come la descrizione di ciò che il sistema informativo permette all'utente di fare, che è quello che in realtà stiamo dicendo. Cioè, noi dobbiamo costruire un sistema informativo il quale permetta agli utenti di fare certe azioni. Quindi stiamo descrivendo cosa il sistema informativo deve fare. Ma è più facile, anche linguisticamente, spiegare che cosa il sistema informativo deve fare descrivendo che cosa l'utente può farci usando il sistema informativo. Quindi ciò che l'utente può fare è perché corrisponde a una funzionalità che il sistema informativo deve implementare, se no l'utente come fa? Okay? Quindi noi ci mettiamo dal punto di vista più semplice, dal punto di vista descrittivo, cioè quello di cosa può fare l'utente, ma ricordiamoci che ciò che stiamo descrivendo non è il regolamento di come l'utente deve comportarsi,
non stiamo prescrivendo cosa deve fare l'utente, stiamo dicendo cosa deve fare il sistema informativo per permettere all'utente certe operazioni. Questo chiaramente poi lo vedremo meglio negli esempi. I diagrammi delle attività, che sono il formalismo che abbiamo scelto, UML Activity Diagram, il formalismo che abbiamo scelto per modellare i processi, ci permette di rappresentare, diciamo così, tre livelli di informazione. Il livello base sono le attività, cioè le azioni, l'insieme di azioni che si possono compiere, cioè che cosa viene fatto. E queste attività sono in qualche modo governate da un insieme di regole. Quindi ti diciamo che cosa si può fare, ma ti diciamo anche a quali condizioni una certa cosa si può fare oppure non si può fare. Una sorta di diagramma di flusso che ti dice, guarda, che per arrivare qui devi prima essere passato di là. E poi capire quali sono, a livello di responsibility, di responsabilità, gli utenti che possono, barra devono, svolgere certe azioni. Cioè una certa azione, mi viene in mente, non so, quando voi fate domanda di modifica del carico didattico, no? Sul portale del didattico. Allora, c'è una certa parte della procedura che spetta a voi, dovete fare la richiesta, voglio togliere questo, voglio aggiungere quell'altro, e la motivazione è questa. Poi dopo questa richiesta va in mano al responsabile del corso di studi, il quale la valuta e decide, e poi va in mano al segretario degli studenti che fa tutta una serie di controlli aggiuntivi sui crediti, sulle tasse, eccetera, e questi tre passi devono essere fatti, quindi sono tre attività che devono essere svolte, devono essere fatti in un certo ordine, e se la segreteria non dà l'ok, il responsabile dei corsi di studio non può darlo lui, e quindi ci sono delle regole per cui alcune azioni si possono fare solo se altre hanno avuto successo, sono andate a buon fine. E ciascuna fase, no, di questo processo è responsabilità di un utente diverso. L'utente, come utente responsabile, intendiamo un ruolo che gioca, no? Nel senso che io non so, non mi interessa qual è il nome e cognome dell'impiegato della segreteria degli studenti che fa i controlli sui crediti. Mi interessa che quella azione sia responsabilità di un determinato ente. Quindi qua la parte funzionale del sistema informativo si va in qualche modo a intersecare con la parte organizzativa dell'azienda, cioè devo sapere chi è responsabile di quell'azione. Responsabile nel senso di chi deve farla e chi poi ne risponde dei risultati. Quindi queste tre cose si intrecciano in un unico diagramma. Un diagramma che è abbastanza simile, diciamo così, come impostazione iniziale ai diagrammi di flusso, quelli che facevamo al primo anno della triennale, dove c'era l'algoritmino, no? Dove c'era il rombo per fare l'if, il ciclo for, eccetera, eccetera, queste cosette qua, ma più generali, più astratte, più potenti, posso dire, perché il diagramma di flusso descrive un processo che è un processo puramente sequenziale, in cui c'è un utente solo, o un programma solo che fa delle cose e le fa in un ordine ben preciso. Mentre qua invece potremmo tranquillamente avere diverse persone che svolgono diverse azioni anche in parallelo una rispetto all'altra. E quindi dobbiamo arricchire questo formalismo rispetto a quello dei diagrammi di flusso, permettendo anche la possibilità di avere dei processi paralleli, delle attività o sottoattività che vanno avanti in parallelo una rispetto all'altra. In parallelo in modo indipendente oppure in parallelo in modo sincronizzato, regolato, nel senso che qualcuno a un certo punto deve aspettare l'altro, deve mettere dei punti di sincronizzazione, eccetera. Quindi avremo dei costrutti per gestire questo parallelismo. Ora, teniamo conto che il parallelismo è il modo naturale di lavorare. Cioè, la sequenzialità la forziamo. Se siamo in tre persone, dobbiamo fare tre pezzi di lavoro ciascuno, l'importante è che li facciamo tutti e tre. E solo quando il lavoro del signor 2 dipende dal risultato o da parte del risultato del lavoro del signor 1, allora 2 non può cominciare finché 1 non ha finito. Allora il fatto che le cose avvengano in sequenza è un vincolo in più che poniamo, perché sennò normalmente basta dire che ciascuno qual è il suo lavoro, lo porta avanti e quando tutti hanno finito il lavoro è finito. Quindi qui scopriamo che in realtà il modo normale di eseguire le cose è quello parallelo. Parallelo nel senso che non ci sono
dei vincoli per cui Tizio deve aspettare Caio. Quando invece ci sono questi vincoli, allora devo forzare una sequenza. E questo lo vedremo nel diagramma. Allora, queste activity diagram poi sono abbastanza, almeno nella parte centrale, nella parte core, intuitivi, nel senso che un'attività o un processo è rappresentato da un insieme di azioni. Un'azione è rappresentata da un rettangolo con i bordi arrotondati, quindi a differenza della classe che è un rettangolo con gli spigoli vivi e divide in tre sezioni, qua non ci sono sezioni in mezzo, ci sono i bordi arrotondati, quindi anche graficamente è leggermente diverso. E dentro questo rettangolo viene scritto sinteticamente qual è l'azione da compiere. È un'azione che può essere compiuta o dal sistema informativo oppure da un utente in combinazione col sistema informativo. Cioè l'utente da solo, fatemelo dire diversamente, in teoria dentro un processo ci potrebbero anche essere delle azioni che l'utente fa a computer spento. Ecco, è ovvio che il sistema informativo non può sapere questa azione, non le può conoscere. Perché se, se la persona non è al computer o il computer è spento, il sistema informativo non sa se quell'azione è stata fatta o no. Può essere fatta, ma il computer non lo sa, il sistema informativo non lo sa. Allora, queste azioni che vengono compiute dagli utenti in momenti in cui non stanno interagendo con il sistema informativo, sono azioni che di per sé non lasciano traccia nel sistema informativo. Il sistema informativo non ha modo di sapere se sono state fatte o no. Allora, nella nostra ottica, in cui noi cerchiamo di descrivere cosa fa l'utente, ma il nostro scopo in realtà è descrivere cosa il sistema informativo deve fare per supportarlo, queste azioni compiute dagli utenti senza interagire col sistema, non le vediamo. Non le vediamo. Potremmo vedere magari un'azione che l'utente fa successivamente, ma questa seconda azione la farà. Cioè la farà insieme al sistema informativo. Per cui, se voi vedete qualche cosa sul sistema informativo, acquisite delle informazioni, quindi il sistema informativo sa che ve la mostrate, poi venite e ve la raccontate, e il fatto che voi me la raccontiate è un trasferimento di informazione, quindi fa parte, se vogliamo, del sistema informativo in senso lato, ma a livello di sistema informatico è uno scambio di informazioni che non si vede. Poi magari il giorno dopo, io avendo questa informazione in testa, vado a controllarla. Allora anche qui compio un'azione interagendo con il sistema informativo, che è il sistema informativo quindi vede. È un'azione che può essere fatta solo dopo che voi mi avete raccontato questa informazione, perché non la posso inventare. Quindi ho due azioni che in qualche modo sono legate dal punto di vista causa-effetto, dal punto di vista temporale. Io non posso fare la mia azione se voi non avete fatto la vostra azione. Ma in mezzo c'è stato un passaggio di informazione che il sistema informativo semplicemente non vede. E noi non modelliamo, non raccontiamo. Quindi vuol dire che le nostre tipologie di azioni ne avremo due. Azioni che il sistema informativo può compiere da solo, senza l'intervento degli utenti: aggiorno dei dati di notte, faccio il calcolo di fine mese, mando un messaggio di conferma, cose di questo genere, che il sistema informativo può fare tranquillamente usando i dati e le informazioni che ha, non ha bisogno di un omino che gli tenga la mano. Oppure azioni che il sistema informativo compie con un utente, interagendo con l'utente. Sono solamente questi due tipi. Cerchiamo di ricordarci che le azioni che invece l'utente svolge senza il sistema informativo non le vediamo. Noi sappiamo che esistono, che avvengono, ma non le modelliamo perché il sistema informativo non le tratta, non esiste. E nel momento in cui ci sia un umano, poi dovremo decidere chi è, ma ne parleremo tra un attimo quando parleremo di responsabilità. Allora, queste azioni, se io le disegno, sono tutte cose, fatemi dire così, che il sistema informativo può fare. Il sistema informativo può gestire la ricezione di un ordine, perché magari c'è un utente che lo inserisce, oppure mandare le informazioni sul conto di pagamento, eccetera. No, questi sono presi degli esempi delle slide precedenti.
Messe così sono un elenco disordinato di azioni che il sistema informativo può fare. Noi le vogliamo ordinare perché ovviamente non posso mandarti l'informazione di pagamento se tu prima non mi hai ordinato qualche cosa. Allora, per questo definiamo un processo che nel gergo UML si chiama attività, activity, che abbia un punto di inizio e un punto di fine. Quindi il sistema informativo sarà organizzato con una serie di processi o una serie di attività, ciascuna delle quali ben definita come punto di inizio e punto di fine. Queste attività in qualche modo vanno avanti, poi lo capiremo meglio, in parallelo l'una rispetto all'altra, mi viene a dire indipendentemente, anche se non è proprio vero che siano totalmente indipendenti, ma diciamo indipendentemente l'una dall'altra, e all'interno però di ogni attività ho un punto di inizio e un punto di fine. Quindi il nodo iniziale è semplicemente un puntino nero, un cerchietto nero, e il nodo finale è un cerchio nero col bordo doppio. E l'esecuzione dell'attività, del processo, la possiamo modellare immaginando che ad ogni processo sia associato un gettone, un segnalino, un token. Allora, qua nelle slide abbiamo usato i segnalini del Monopoli come rappresentazione visuale. Allora, un processo dà le regole di viaggio del segnalino, del token. Il token nasce e viene creato sempre nel nodo iniziale e poi può transitare nelle varie azioni, action, di cui è composta l'attività, activity o processo, secondo le regole di come sono collegate, di come collegheremo queste azioni tra di loro. Il token è sempre creato in nodo iniziale, segue le regole definite nel processo e prima o poi, se per caso il token incappa nel nodo finale, viene distrutto. In realtà la slide precedente dice qualche cosina in più, dice tutti i token vengono distrutti, perché poi avremo un modo per creare dei token paralleli che viaggiano in parallelo al sistema. Quindi il processo finisce nel momento in cui almeno uno dei token arriva al nodo terminale, e quindi termina quel token e termina l'intero processo. Di token in un processo ve ne possono essere molti. Ciascuno specifico ha un determinato tipo di informazione o tipo di utente. Se questo fosse il nodo iniziale e il nodo finale della procedura di cui abbiamo detto prima, cioè modifica del carico didattico, e probabilmente ci sono decine di richieste in sospeso, alcune appena inserite, alcune inserite da tempo, alcune già valutate a metà, alcune già valutate completamente. Però tutte queste decine di richieste seguono tutte la stessa regola. La stessa regola e lo stesso processo. Quindi è come se noi avessimo un unico tabellone di gioco su cui mettiamo tanti segnalini diversi, perché questo segnalino qua è la mia richiesta, il fiaschetto. La sua richiesta avrà la mela, la sua avrà la candela e via via sui vari segnalini del Monopoli. Quindi ogni token rappresenta una richiesta, una pratica, un'attivazione del processo. Quindi sarà importante, quando poi entreremo nel concreto, quando disegniamo un processo, dire sempre che cosa rappresenta il token. Un nuovo token ogni, in questo caso ogni pratica ad esempio, ogni domanda o quello che sia. E vedremo che questo, a seconda di come lo scegliamo, ovviamente cambia il modo che abbiamo di rappresentarlo. Di rappresentare poi i contenuti del processo. Ok. Adesso il token viaggia. Viaggia tra azioni e azioni. Abbiamo detto che il processo è composto da azioni, quindi il token nel suo viaggiare, seguendo le frecce che disegneremo, a un certo punto può incontrare delle azioni.
Allora, la regola dice che nel momento in cui il token raggiunge un'azione, quindi il rettangolino che rappresenta l'azione, da quel momento in poi l'azione può essere compiuta. Cioè, detto diversamente, un'azione non può essere svolta, è vietato farla, se non ha un token in ingresso, al suo ingresso, se non gli è arrivato un token. Quindi il token dà l'abilitazione, la possibilità all'azione di essere svolte. Non c'è nessuna regola sul tempo di esecuzione, cioè quel token potrebbe rimanere in attesa davanti all'azione per 2 giorni, 2 mesi, 5 anni e nessuno si deve arrabbiare. Semplicemente vuol dire che da quel momento in avanti, da quando è arrivato il token in poi, questa azione si può compiere. Se è un'azione che coinvolge solo il sistema, beh, il sistema quando avrà voglia o quando avrà tempo la svolgerà. Ma soprattutto se è un'azione che coinvolge l'utente, beh, questa azione verrà svolta quando l'utente effettivamente si collegherà al sistema per fare quell'azione specifica. E quindi noi sappiamo che il sistema informativo sa che da quel momento in avanti può permettere all'utente di fare una certa azione, prima non gliela può permettere. Io non vedo la richiesta di piano di studio finché voi non avete fatto domanda, o la richiesta di tesi finché voi non avete richiesta. Prima non la vedo, perché non è abilitata quella funzione per me, se non c'è almeno un token, una richiesta, che è arrivata fino a quel punto. Quindi, questa azione è abilitata, ma viene effettivamente svolta quando lo decide l'utente. E l'utente può impiegare una quantità di tempo arbitraria, non ci sono regole di temporizzazione qua, in questo formalismo, una quantità di tempo arbitraria per completare questa azione. Quando poi l'utente avrà completato l'azione, e dipende da lui, il token viene trasferito dall'ingresso all'uscita dell'azione. E da lì segue le regole, quindi segue le frecce e decide dove andare. Quindi il token può essere in 3 stati rispetto all'azione. O in ingresso, e quindi l'azione è abilitata in attesa di essere eseguita. O, tra virgolette, dentro, cioè vuol dire che l'azione è in fase di esecuzione da parte dell'utente, oppure fuori, cioè uscita dall'azione quando l'utente l'ha completata, ha completato l'azione corrispondente. Quindi questo è ciò che succede quando un token incontra un'azione. E come possono essere combinate? Quindi diciamo, quando esce dall'azione si muove secondo le regole per arrivare all'azione successiva. Quali sono le regole di viaggio del token? Queste 6. La regola più semplice di base è la sequenza, cioè l'esecuzione in sequenza di varie azioni. Io impedisco al token di arrivare a un'azione se prima non sono certo che l'azione precedente è stata completata. È la formalizzazione più semplice che si rappresenta semplicemente con delle frecce. Una cosa che ho detto prima è che quando il token viaggia sulle frecce, viaggia a velocità infinita, cioè non c'è ritardo di viaggio. Quindi cosa succede qua? Che qui abbiamo un token che viene generato ovviamente nel nodo iniziale, non c'è nulla che lo tenga fermo e quindi questo token si sposta immediatamente qua, all'ingresso di questa azione. Quindi vuol dire che non appena quel processo viene avviato, il token probabilmente rappresenta un singolo ordine, quindi non appena viene creato un nuovo ordine, il sistema informativo si predispone a ricevere le informazioni sull'ordine stesso. E quindi permette all'utente di inserire i dati dell'ordine. L'utente lo fa subito, lo fa nel pomeriggio, lo fa dopodomani, non importa, il token rimane qua fino a quando l'utente non ha finito di inserire questi dati. A quel punto il token esce e a velocità infinita, quindi tempo zero, da dopo che è uscito qua, si porta all'ingresso
di quest'altra azione. Altra azione che, se richiede un'azione da parte di un utente, bisogna aspettare che l'utente si metta a fare quello, oppure se richiede semplicemente un'azione da parte del sistema informativo senza l'utente, sarà il sistema informativo che sulla base delle sue temporizzazioni interne deciderà quando farlo. Finita questa azione, anche qua il token esce e immediatamente si porta al nodo finale, e il nodo finale viene immediatamente distrutto. Quindi il token viaggia sempre a velocità vertiginosa, tranne quando è fermo, ed è fermo solo in corrispondenza delle azioni. Ci sono tre tipi di nodi che possono fermare il token, solamente tre. Una sono le azioni, le altre due le vediamo dopo. Ok? Allora, questo è semplice, nel senso che ci sembra proprio un diagramma di flusso, fai questo e dopo fai quell'altro. Ciò che sto dicendo, rispetto a non aver messo queste frecce, ciò che sto dicendo mettendo questa freccia è che questa azione non può iniziare se quella precedente non è stata completata. Non è stata compiuta e completata. Questo sincronizza le operazioni, in qualche modo sincronizza anche le persone. Perché se la prima azione deve essere svolta da una persona diversa da quella che deve svolgere la seconda azione, in qualche modo sto dicendo che una persona non può svolgere un'attività se un'altra non ha prima fatto la sua parte, ma come è normale in tutte le procedure, no? Relativamente a quel singolo token. Poi ricordiamoci che di token stanno viaggiando, piovendo in parallelo decine, ciascuno relativo a una specifica ordine in questo caso. Questa è l'esecuzione seriale, sequenziale. L'altro tipo di esecuzione è un'esecuzione in cui ci sono da compiere più azioni, ma non ho nessun motivo per impedire di iniziare un'azione se un'altra precedentemente non ha terminato. Cioè le azioni possono essere svolte indipendentemente l'una dall'altra senza richiedere di aspettarsi a vicenda. Allora, noi, diciamo così, per semplicità del linguaggio, diciamo che le azioni possono essere svolte in parallelo. In realtà, il fatto che vengano effettivamente svolte in parallelo è uno dei casi possibili. Io sto dicendo, non ti obbligo ad eseguire ABC in questa sequenza. Quindi vuol dire che potrai eseguire ABC, non ti obbligo ma non te lo impedisco, oppure CBA, oppure CA insieme e poi B, oppure ABC tutti insieme, non mi interessa. Ciò che mi interessa è che ABC sono tutti e tre possibili, quindi sono abilitate, le posso svolgere, e che tutte e tre sono obbligatorie, le dovrò svolgere prima o poi. In quale ordine non mi interessa, se davvero in parallelo oppure in una qualunque permutazione, non è importante. Non è importante, l'importante è che alla fine vengano fatte tutte e che io sappia quando tutte le azioni sono state completate. Questo lo otteniamo combinando due costrutti diversi del linguaggio, dei diagrammi di attività, che si chiamano fork e join. Fork in senso di forchetta, il manico e i denti. Questa sbarretta nera orizzontale messa qua al centro della figura, fork, la chiamiamo, divide il flusso dei token in due. Quindi quando un token arriva a un nodo fork, si divide in due token, i quali viaggiano secondo le solite regole. Quindi clona il token. È come se uno facesse una fotocopia di una pratica. Ok, questa pratica deve andare in tre uffici, ma può andare in parallelo. Allora facciamo tre fotocopie e andiamo in un primo ufficio. Poi quando avranno finito me la seguiranno. Adesso stiamo facendo la divisione. E quindi il nodo fork si comporta in questo modo. Beh, qui abbiamo un nodo sequenziale, arriva qua l'azione. Quando l'azione è compiuta, il token esce. Nel momento in cui arriva il fork, senza fermarsi, qui è solamente fermato per darmi tempo di parlare, quando arriva il nodo fork, il token viene sdoppiato
doppiato perché ho due frecce uscenti, se avessi 7 frecce uscenti sarebbe moltiplicato per 7, chiaramente. E ciascuno dei token ovviamente continua la sua strada normale. Quindi viene preso un token all'ingresso, il fork è un nodo che ha una freccia in ingresso e tante frecce in uscita, quindi il token unico in ingresso viene rimosso dall'ingresso e ne viene posta una copia, un clone, dello stesso token su ogni freccia in uscita. Questi seguono le solite regole. Non c'è problema. Ogni token vive a quel punto di vita propria, pur essendo una rappresentazione della stessa pratica, lo stesso giocatore, che adesso è in due posti contemporaneamente sul mio monopolo. Non ho creato un giocatore in più. Ma l'effetto netto è che io ho due azioni che in questo caso sono abilitate contemporaneamente. Quindi l'utente può decidere di svolgere questa azione di sinistra, può decidere di svolgere quella di destra, oppure magari sono due utenti diversi che si decidono, arrivano alle 9 del mattino, non vedono l'ora di fare ciascuno la sua azione, quindi queste due partono in parallelo. Ciò che è sicuro è che entrambi sono possibili. Quindi non sto... A noi sembra una cosa più complicata, ma in realtà è una cosa più semplice, perché non c'è nessun vincolo tra queste due azioni. Le posso fare, punto e basta. È la cosa normale, è la sequenza che è una cosa invece aggiuntiva, in cui noi mettiamo dei vincoli. Quindi queste qui sono entrambe abilitate e possono essere accessibili agli utenti in qualunque momento. È un po' come quando voi entrate su un sito e vi trovate davanti là in alto il menu. Sono tutte le cose che potete fare. Scegliete voi quale fare per prima. In questo caso non siete obbligati a farle tutte, in quest'altro esempio invece sì. No? Però sono tutte azioni possibili. Magari questa viene fatta perché l'utente la svolge, quindi è l'utente che fa avanzare il token facendo l'azione. E quest'altra magari non verrà svolta, verrà svolta più avanti, non mi interessa. Ma in determinato momento più di un'azione è possibile. C'è una domanda? E cosa succede poi dopo che ho questi token multipli che viaggiano? Beh, seguono le regole solite, ma a un certo punto tiriamo le fila e ci chiediamo, ma se ho diviso il lavoro in tre o in due azioni parallele, chiamiamole parallele nel significato di prima, no? Com'è che faccio a sapere o a essere sicuro a un certo punto che queste tre azioni siano state tre concluse? Che siano concluse tutte. Allora devo avere a un certo punto un punto di raccolta, un punto di sincronizzazione, che in gergo chiamiamo nodo join, di riunione, in cui vengono aspettati, accodati i token che erano in giro per il diagramma. Quindi il nodo join è l'esatto contrario del nodo for. Nel nodo join ho molte frecce che entrano e una sola che esce. E lui come funziona? Beh, quando gli arrivano i token in ingresso, lui li tiene fermi fino a quando non ne ha esattamente uno per ogni freccia. A quel punto li rimette insieme, quindi da n token ne fa di nuovo uno, e fa proseguire questo. Quindi nella nostra animazione noi abbiamo questo token che casualmente, perché l'utente ha deciso così, la prima azione è stata eseguita per prima e quindi il token relativo a quel ramo di esecuzione arriva prima al nodo join. Il nodo join dice: beh, tu sei un token, però qua in ingresso ho due strade e quindi non puoi andare avanti finché non siete in due, tu e uno dei tuoi cloni. L'altro clone con calma arriverà e a questo punto entrambi sono all'ingresso del join. A questo punto il join è abilitato perché ha tanti token in ingresso quante sono le sue strade di ingresso. E allora lui può lavorare e quando i token ci sono tutti non c'è più nessuna pausa, non si possono fermare e decidere no, aspettiamo ancora un po', cioè, no, ci siamo tutti quindi partiamo. I token vengono riuniti in uno. E purtroppo nel prospettivo fisico non esiste l'operazione inversa rispetto a fare fotocopie, cioè,
vuol dire prendere un foglio di carta e le rincollo insieme, non so, immaginatelo come volete. A quel punto ne avrò uno solo, non neanche pinzare insieme, perché pinzare ho tante volte gli stessi dati, invece qui ne ho una volta sola. E naturalmente il token a questo punto ricostituito è libero di andare avanti e proseguire lungo la definizione. Allora, la combinazione di un for sopra che mi dice adesso puoi fare queste due cose in parallelo, ma se poi subito dopo c'è un join, allora sto dicendo che queste due azioni possono essere fatte in parallelo oppure in un ordine da sinistra verso destra o dall'ordine inverso in qualunque permutazione, ma devono essere fatte tutte prima di poter continuare. Devono essere fatte tutte prima di continuare. Quindi non è un modo che ci permette di scegliere cosa fare. Ci permette di scegliere in che ordine fare le cose, ma in ogni caso devono essere fatte tutte. C'è comunque un obbligo. Il join impone l'obbligo di esserci tutti prima di poter continuare. Ci saranno delle eccezioni che vedremo più avanti, quando non ci serve effettivamente questo obbligo forte. Ok, un altro costrutto, ci saranno questi 4-5 prima di riuscire a fare un esempietto che abbia senso. Un altro costrutto è quello di scelta, cioè il fatto che il token a un certo punto può seguire strade diverse. L'esempio di prima, il responsabile del corso di studi non approva la richiesta. E quindi questa richiesta non va neanche alla segreteria degli studenti per la verifica dei crediti. Tanto non è stata accettata. E quindi, a seguito di una condizione che si è verificata, il percorso del token deve essere modificato. Quindi avrò una sorta di if, no, di scelta. Se capita qualcosa, allora il token va di qua, altrimenti va dall'altra parte. Questo si può modellare col costrutto di scelta. Scelta esclusiva, dice la slide, cioè o una o l'altra, non è possibile farle entrambe. Sì, questo si rappresenta con un simbolo di rombo. Un rombo utilizzato come scelta è un nodo che ha, un nodo di scelta appunto, che ha una freccia entrante e più frecce uscenti. Come funziona il token? Il token, quando arriva al rombo, deve istantaneamente decidere dove andare. Occhio a questo istantaneamente, perché poi gli esami vi incasinate. Vuol dire che in quel momento il token deve già avere le informazioni per poter decidere se andare a sinistra o a destra. Il rombo permette di modificare il percorso del token e quindi l'esecuzione del processo sulla base di informazioni che ci sono già, che il sistema informativo ha già. E quando è che l'ha presa questa informazione? Probabilmente nell'azione precedente. Ha già dove? Dentro il modello concettuale, vuol dire che dentro qualche classe c'è qualche proprietà, qualche attributo che ha un valore 1 oppure 2, e allora a quel punto il token deciderà dove andare. Quello che non si può fare è pensare che qua dentro questo rombo sia poi l'utente che decide. Io qui non sto chiedendo all'utente cosa vuole, se vuole andare di qua o vuole andare di là. L'utente non c'è. L'utente c'è solo dentro le azioni. Tutti gli altri costrutti sono costrutti di controllo dove l'utente non interviene. Mai. Quindi qui il token non si ferma e chiede all'utente vuoi fare questo o vuoi fare quell'altro. Semplicemente il token, quando arriva lì, valuta delle espressioni booleane, vere o false. E a seconda di quale di queste espressioni sia vera, sceglie una delle strade d'uscita. Quali sono le espressioni che vengono valutate? Sono
è scritto, è descritto in queste espressioni cosiddette guardia. Ma qui ho due porte d'uscita con delle guardie di fronte a queste porte, e una delle guardie mi aprirà la porta, quella che viene valutata vera, e tutte le altre guardie terranno la porta chiusa. Quindi ogni blocco scelta, in corrispondenza di tutte le frecce d'uscita, deve avere delle espressioni guardia costruite in modo che una sola sia vera. È un errore avere più guardie vere contemporaneamente, perché sennò quel token non sa cosa fare. Una sola sia vera, ed è quella che il token prenderà. E come fa la guardia a essere vera o falsa? Beh, va a analizzare il valore dei dati del modello concettuale. Ad esempio, nel caso di questo esempio, nella fase di inserimento dell'ordine, di sicuro sarà stato richiesto a chi inseriva l'ordine se questo era un ordine da trattare in modalità veloce o in modalità normale. E nel modello concettuale, nella classe ordine, mi aspetto che ci sia un attributo che si chiama qui. Vero o falso? Sì, no? Quindi quando arrivo qua, io vado a consultare il token, diciamo così, quando arriva nel rombo va a consultare il modello concettuale, va a valutare un'espressione numerica che viene valutata sulla base di dati che già ci sono, già sono stati inseriti in precedenza nel sistema. E quindi questo mi permette, questo vincolo in più, cioè che i dati che ci devono già essere, mi permette di passare dal rombo senza fermarmi, senza rallentare neppure per la curva. Ho questo else ovviamente è una scorciatoia, che vuol dire il contrario dell'azione precedente, per non dover scrivere quick oppure non quick dall'altra parte, ma solamente un'abbreviazione. Quindi qui non c'è, pur essendoci due frecce uscenti, non c'è duplicazione del token. Il token va solamente da una delle due parti. Segue esattamente uno degli archi uscenti. Prima tra l'altro ho detto che è un errore se per caso ci fossero due guardie o più vere contemporaneamente. Sarebbe anche un errore se non ci fosse nessuna guardia vera, perché il token arriva lì, che fa? Si spara. Non si può fermare. Dobbiamo aprire una delle vie d'uscita. In questo caso, boh, si è aperta quella di sinistra. E quindi il token, se è vera la guardia di sinistra, prende la strada di sinistra e poi va all'azione di spedizione rapida. Altrimenti sarebbe andato da questa parte. Allora, abbiamo sempre solo un token che viaggia, ma abbiamo più strade che questo token può fare, per cui potrebbe essere utile a un certo punto fare riconvergere più flussi alternativi di esecuzione in un unico punto. Non posso usare il join, sarebbe sbagliato mettere un join per collegare questi due fili, perché il join si aspetterebbe due token, uno per parte, e quindi ne arriva solo uno, quindi rimarrebbe lì fermo per sempre. Quindi mi serve un altro costrutto molto più leggero, molto meno, che richieda molto meno cose rispetto al join, che è semplicemente un nodo che chiamiamo nodo di fusione, merge. Il nodo merge è di nuovo anche lui un rombo, come quello di choice, al rovescio, con tante frecce entranti e una freccia uscente. Cosa fa questo nodo di merge? Niente. Cioè, il token gli arriva e lo fa passare. Fine. Non fa elaborazione, non pensa, non esegue, niente. Semplicemente è un modo per riunire diversi cammini di esecuzione in un unico cammino che da questo momento in avanti diventa di nuovo unico. Quindi questo è quello facile. Non fa niente. Però viene spesso usato in parallelo, in coppia con il merge, perché divido il percorso di esecuzione secondo certe condizioni e poi le riunisco quando queste varie scelte sono quando non devo più fare cose diverse in funzione di una scelta, ma ciò che dovrò fare sarà nuovamente unico. E quindi vabbè, qui fa vedere la stessa animazione di prima,
No, è incompleta, vabbè, immaginate il token che esce di qua e scappa. Vabbè, questo è l'esempio, o meglio, l'unione dei vari esempietti che abbiamo fatto prima, che erano presenti nelle slide precedenti, che fanno vedere come un processo sia in realtà la combinazione di questi tre costrutti. Sono i due di base che sono partenza, arrivo e l'azione, ma poi sono collegati tra di loro attraverso la sequenza, il fork join, quindi esecuzione parallela, chiamiamola parallela anche se sappiamo che cosa ci siamo detti, che può essere sequenziale ma arbitraria, e la scelta esclusiva. Le possiamo combinare a piacere, l'unico limite è la nostra capacità di riuscire a seguire cosa succede. Questo descrive l'ordine per l'elaborazione, cioè scusate, il processo per l'elaborazione di un ordine. Questa activity, dal lato sinistro c'è scritto il nome dell'activity, è il processo per elaborare un ordine, per gestire un ordine. Che non è tutto ciò che fa il sistema informativo, sarà una parte di ciò che fa il sistema informativo, poi il sistema informativo farà anche altre cose. Il sistema informativo dovrà darmi un modo di iniziare questo processo, quindi ci sarà un bottone, un menu, qualcosa che mi dice nuovo ordine. Nel momento in cui clicco quello sto creando un nuovo token che una volta che è creato deve seguire questo percorso fino a quando non arriverà alla sua fine naturale. Il consiglio, dicevo prima, la complessità di questo diagramma è limitata solamente dalla nostra capacità di non fare casino. Esistono anche termini più scientifici per dirlo, ma il senso è quello. Per non farci troppo male, conviene seguire una progettazione strutturata di questi diagrammi. No? Cioè, fare in modo che di progettare dei diagrammi di attività a blocchi, in cui sia facile identificare esattamente dov'è un fork, dov'è un join corrispondente, dov'è un merge, dov'è una choice, dov'è il suo merge corrispondente, quindi dove sono le scelte, dove si riuniscono i flussi, in modo da avere una rappresentazione ordinata e soprattutto sia facile capire per ogni blocco dov'è l'ingresso e dov'è l'uscita. Cioè dovrebbe essere facile riconoscere, ok, dato magari un blocco complicato di 100 azioni, ma tutte queste azioni hanno un unico punto di ingresso, si comincia da qui e poi fanno tanto casino, ma quando si è finito si esce da qui. E questo ad ogni livello, perché poi in realtà di queste 100 azioni le possiamo dividere in tre blocchi, magari sono in parallelo, ciascun blocco ha un inizio qua e una fine qua. Quindi cerchiamo di fare in modo che ci sia magari un blocco di scelta dentro uno dei rami del parallelo, come avevamo qui, va benissimo. Però se noi, ad esempio, mentalmente, prendessi questo nodo di merge e questo join e li scambiassi di posto, non capisco più niente. A parte che sarebbe errato, ma non ho più, ok, questo join là sopra dove finisce? Finisce qua, ma finisce qua solamente se l'ordine è veloce, invece dall'altra parte non si capisce più dove iniziano e dove finiscono i costrutti. Quindi questo è già quello che facevamo nella programmazione. Se tu usi un linguaggio di programmazione fai if aperta graffa, chiusa graffa. Le graffe le chiudi nell'ordine con cui le avevi aperte, anzi nell'ordine inverso rispetto a quello con cui le avevi aperte. Qui è la stessa cosa, non c'è nulla che ci obbliga, ma è una disciplina nostra che ci serve a mantenere un po' di chiarezza. Meglio fare più diagrammi semplici che avere uno troppo incasinato, dopodiché non ci si perde più, non ci si trova più. Non abbiamo ancora parlato del terzo ingrediente, ma questo è facile, che sono le responsabilità. Io sono sempre stato un po' vago finora, perché ho detto ma questa azione qua o la fa un utente o la fa un altro utente o la farà il sistema da solo, però non mi sono mai sbilanciato perché non c'era scritto.
in quella azione non c'era scritto chi le faceva, inserisci l'ordine, chi è che lo inserisce? Il mio cliente? L'ufficio acquisti? Il marketing? Che ne so, cioè decidiamolo, no? Sì, decidiamolo, e come lo scriviamo? Allora, come regola generale, sarebbe sempre bene, e noi lo applicheremo sempre, adesso gli esempi non abbiamo fatto perché se no non stavano nelle slide, materialmente, che ogni volta che descriviamo un'azione, scriviamo chi è la persona, l'ufficio, il gruppo responsabile di quell'azione. Quindi, per l'esempio che facevamo prima, io non scriverei inserisci variazione carico didattico, inserisci richiesta di variazione di carico didattico, ma scriverei lo studente inserisce la richiesta di variazione del carico didattico. Il docente di riferimento valuta la richiesta, poi valuta positivamente o negativamente, avrò probabilmente un rombo, e la segreteria degli studenti controlla i crediti. Cioè ci devo mettere sempre un soggetto di fronte a questi verbi, a queste azioni. Questo soggetto rappresenta una competenza organizzativa, quindi qualche persona o gruppo di persone o responsabilità aziendale di cui i dipendenti, le persone che sono all'interno di quel gruppo, di quella funzione aziendale, sono responsabili dell'esecuzione di quell'azione. Quindi a me non interessa il nome, no? Mi interessa il ruolo, mi interessa la funzione, quindi dirò lo studente, sapendo che lo studente è uno qualunque di 30.000 studenti. Allora, sempre, per tutte le azioni, dobbiamo indicare chi è il soggetto, a meno che un soggetto non ci sia, perché è un'azione che il sistema informativo può fare da solo. Allora scriveremo come soggetto il sistema informativo. SI, per gli amici. Questo diventa un po' noioso dopo un po' a volte, e forse può anche appesantire la lettura, perché non è, devi proprio leggere con attenzione per sapere chi fa che cosa. Allora l'UML ci permette una notazione semplificata, grafica, molto visuale, che permette di mettere in evidenza appunto la responsabilità delle varie azioni, e viene chiamata corsie di nuoto o swim lanes. Si tratta di organizzare il diagramma con una serie di colonne o righe, se preferite, è a scelta vostra, quindi se farlo in verticale o in orizzontale, che non hanno di per sé nessun significato particolare, se non che sono etichettate con un ruolo, il professore, lo studente, l'amministrazione, e questo ruolo si applica in automatico a tutte le azioni che disegniamo all'interno di quello swim lane. Quindi, definisce il programma del corso, qui l'ho scritto, senza soggetto, perché il soggetto è il professore. Quindi è qui come se avessi usato un diagramma senza swim lane in cui avessi scritto il professore definisce il programma del corso. E qua sotto avessi scritto il professore insegna. Qua avessi scritto lo studente si iscrive, lo studente impara, l'amministrazione raccoglie le iscrizioni, l'amministrazione costruisce l'elenco. Quindi è una mia scelta. Se voglio faccio il diagramma libero, senza swim lane, quindi organizzo i blocchi come preferisco, ma mi ricordo di mettere sempre il soggetto in ogni azione. Oppure, se preferisco, organizzo i blocchi per corsie e quindi posso lasciare sottinteso, oppure mi sono fatto il comune di fatto là in alto, qual è il soggetto di tutte le azioni che sono contenute all'interno di quella singola corsia. È chiaro che visualmente è più facile capire quali sono le azioni che deve fare un singolo attore, un singolo responsabile. Poi per sapere quando devo farla devo andare ovviamente a seguire le frecce. Quindi visualmente ha un impatto più forte, più comunicativo, però è una scelta assolutamente equivalente, solamente la preferenza vostra se usarla o no. L'altro vantaggio, se vogliamo, dell'uso dei swim lane è che quando c'è una freccia che attraversa una corsia,
in qualche modo significa che c'è un trasferimento di informazione da un gruppo a un altro all'interno dell'organizzazione. Adesso questo non mi interessa dal punto di vista del processo, però dal punto di vista dell'impatto organizzativo mi dice: ma quanti cambi di corsia devo fare? Quanto è complicato questo ping pong procedurale per farmi arrivare alla fine? Oppure semplicemente c'è uno che è in grado di portare avanti le cose. Facciamo attenzione che la swim lane si applica solo alle azioni. Quindi questo che è un fork, questo che è un join, così come lo start e lo stop e la sosta, oppure il merge, oppure il choice, tutti gli altri blocchi li potete mettere dove volete. Ok? Perché tanto sono blocchi che danno solamente le regole di viaggio del token, non implicano nessun utente. E quindi non sono influenzati dalla swim lane in cui sono stati posizionati, sono stati disegnati. Quindi se io prendo questo for e dalla colonna professore lo sposto nella colonna amministrazione, non cambia niente. Le swim lane definiscono il soggetto solo delle azioni, non delle frecce, non dei for, non dei join, non delle choice, eccetera, eccetera. Perché? Ma è ovvio. Dopo un po' che non sia entrato, perché le altre azioni, for, join, merge, eccetera, non coinvolgono mai l'utente. Viene sempre detto che il token viaggia con delle regole sue e possibilmente non si ferma. E l'utente c'è solo qui, e quindi solo qua che serve capire in quale swim lane viene posizionato e quindi capire qual è l'utente responsabile. Ok? Quindi, dove lo metto questo start? Dove lo metto questo fork? Beh, dove mi viene meglio dal disegno, essenzialmente, dove crea meno casino col disegno. Non c'è altra regola, perché non significa nulla. Nel caso in cui ci siano delle azioni che il sistema informativo può compiere da solo, avremo una swim lane in più che si chiamerà sistema informativo. Semplicemente. Il sistema informativo c'è sempre però, eh? Perché qui avevo detto, ah, lo studente si iscrive. È una mezza verità. La verità completa è il sistema informativo permette allo studente di iscriversi. Quindi, oppure diciamo diversamente, lo studente con il supporto del sistema informativo attua la procedura di iscrizione. Quindi il sistema informativo è l'unico che è onnipresente. La colonna sistema informativo la usiamo se ci serve, oppure il soggetto, il sistema informativo delle tue azioni, la usiamo se ci serve per implementare le azioni che non coinvolgono gli utenti. Azioni che non coinvolgono il sistema informativo non ci sono. E se avvengono nel mondo vero, qua non le modelliamo perché da dentro la scatola del computer non ho modo di sapere se sono avvenute oppure no. Vabbè, qui va avanti l'esempio fino a quando un po' di ping pong avanti e indietro sulla procedura di esame. Allora a questo punto io, prima di aggiungere altri, mancano ancora un paio di dettagli, però proverei almeno impostare alcuni dei processi. Poi abbiamo tempo giovedì, con calma, con calma, legati ad esempio a questo esercizio, no? Quello dei vaccini, di cui avevamo fatto insieme il diagramma delle classi, il modello concettuale. E ricordate che abbiamo detto, guarda che il dottore, la scuola non c'è, perché non mi servono informazioni sulla scuola. Il figlio c'è, ma il figlio non fa nulla sul sistema informativo. Non si collega a lui, la famiglia sì. Allora noi dobbiamo abituarci a mantenere in testa una dualità. Un conto è la famiglia, cioè uno dei genitori, che usa il sistema informativo per fare cose, quindi si può essere responsabile di certe azioni. Altro è, ciò che c'è scritto qua nel modello concettuale, le informazioni che il sistema informativo ha bisogno di avere a proposito della famiglia. Quindi scriveremo sempre famiglia, ma con un significato completamente diverso. Allora, per descrivere
tutto il sistema, la parte funzionale del sistema informativo, la parte procedurale del sistema informativo, non basterà un solo diagramma dell'attività, ce ne serviranno diversi. Ad esempio, ci può essere un diagramma dell'attività per quanto riguarda, ricordate cosa diceva il testo? Il testo diceva a un certo punto, all'inizio, che la famiglia si può collegare al sistema registrandosi e normalmente trova già i dati, perché il sistema informativo sarà collegato all'anagrafe e ha già, diciamo così, estratto i dati dei propri figli, ma questi dati possono essere modificati oppure aggiunti, perché magari manca un figlio e lo aggiungi qua. Poi c'è il discorso dei vaccini, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà un processo, ad esempio, che è relativo alla gestione della grafica della famiglia. Cominciamo a far quello. Poi ci sarà un altro processo, un'altra attività che è relativa alla gestione dei vaccini fatti e magari un altro relativo ai vaccini in esenzione, vediamo poi. Decidiamo poi come parcellizzarlo. Oppure qualcuno potrebbe decidere di fare un unico processone, un unico gigante. Vabbè, va anche bene, però forse è un po' più difficile non sbagliare se metti tutto insieme. Io quindi proverei a iniziare con un diagramma di attività che mi descriva diciamo il processo che gestisce i dati anagrafici della famiglia. Allora, ogni processo inizia sempre con un nodo iniziale e termina con un nodo finale. Adesso lo metto qua, ma lo sposterò altre 17 volte, quindi non odiatevi, se voi non odiatemi quando prendete appunti a matita. Allora, qual è la prima azione che fa la famiglia, che compie la famiglia? Magari si registra il sistema. Quindi poi sul si registra ne parleremo con calma una volta. Quindi inserisco un'azione e scrivo in che cosa consiste. La famiglia si registra il sistema. Dopodiché la famiglia controllerà i dati presenti, perché ci sono già dei dati. Quindi abbiamo che la famiglia controlla i dati presenti sui propri figli. E come fanno a essere presenti? Beh, perché magari nel frattempo il sistema informativo recupera dati della famiglia dall'anagrafe. Quindi io mi registro, quando sono registrato il sistema mi dice aspetta un attimo, vado a pescare i tuoi dati e poi mi dimostra, dice sono giusti o no. Oh, questo è un modo, magari è fatto così, cioè sul momento, oppure magari questo recupero dati viene fatto una volta al mese di notte. E quindi quando io mi registro me li trovo già lì. Non so, è una possibilità. Ti dimmi. Ma quel nodo in cui la famiglia controlla dati presenti. Sì. Non è un nodo soggettivo della famiglia perché è un'interazione col sistema. Ok, allora lui dice famiglia controlla i dati presenti. È un'azione che la famiglia compie col sistema o un'azione che la famiglia compie da sé nella sua testa? Hai ragione, nel senso che controlla è una parola ambigua. Ciò che vorrei scrivere è che legge i dati presenti e questi, se li legge è perché il sistema informativo glieli mostra e dice se sono corretti. Cioè praticamente il sistema informativo fa due cose. Ti faccio vedere i dati
e ti mette due bottoni, uno rosso e uno verde sotto, va bene o non va bene? E quindi l'utente, famiglia dei dati presenti, vuol dire il sistema informativo fa vedere i dati presenti e aspetta dall'utente un'informazione corretta o non corretta. Poi hai ragione tu, se la famiglia schiaccia verde e rosso a caso, oppure schiaccia verde e rosso avendo letto e ragionato sui dati, non lo potrò mai sapere. Per quel controllo per me è una scorciatoia per indicare queste azioni qua. Le azioni che hanno traccia nel sistema, hanno impatto sul sistema. Allora, queste tre azioni qua come sono collegate tra di loro? In sequenza. Nel senso che così dice recupera dati della famiglia, fino a quando non so qual è la famiglia non lo posso fare. E i dati presenti non possono essere visualizzati fino a quando non sono stati recuperati. Quindi per mettere una cosa sequenziale basta semplicemente prendere una freccia e trascinarla. E questa registrazione diventa la prima azione possibile. A questo punto la famiglia ha detto se i dati sono corretti o no. E le cose da fare saranno diverse a seconda che i dati fossero effettivamente corretti oppure no. Allora io qui vado a prendere un blocco decisione oppure merge, sempre il rombo, è uguale. Quindi uso sempre lo stesso simbolo sia per il choice che per il merge. E qui deciderò a seconda di... farò cose diverse a seconda che i dati fossero corretti oppure errati. Ops. Allora, se i dati sono corretti, cosa devo fare? Se il mio processo era gestire la grafica della famiglia, non devo fare niente. Quindi posso andare tranquillamente a morire, nel senso del token. Quindi ad esempio, questa freccia qua la posso portare qui. E qui chiudo il processo. Altrimenti devo dare la possibilità all'utente di correggere i dati. Ma correggere i dati può voler dire varie cose. Può voler dire inserire un nuovo figlio perché il sistema si era dimenticato, può voler dire correggere una data di nascita, può voler dire correggere un codice fiscale, eccetera, eccetera. E può voler dire che questi errori possono anche essere più di uno. Quindi qui dentro dovremmo, in questa che per ora è chiamata azione 4, dovremmo poter permettere diversi tipi di correzioni o integrazioni e di poterle ripetere più volte. Diversi tipi di cose, sarà una scelta tra varie alternative, ripeterle dovremmo fare, creare un loop usando i nodi scelta e la freccia di indietro. Ok, quindi questa è un pochino più complicata del resto. Se vogliamo la potremmo disegnare qua facendo spazio, oppure ci sarà un modo per fare un rimando, quello che si chiama attività complessa, che è qua, in cui posso scrivere correggi i dati anagrafici la metto qua, poi sistemo il casino delle frecce, scusate, e questa
è un'azione, questo tridente qua indica un po' come fosse la miniatura di un altro diagramma di attività che mi dice guarda questo qua te lo spiego a parte. Guarda, fate doppio clic su quello e vi apro un foglio nuovo, ma questo lo vediamo insieme. Okay? Per oggi è tutto.